Ma buongiorno, beh, sta a posto? Sentimi, oggi ultima puntata di questo format. Sei un po' triste perché mi lascia sempre l'amaro in bocca. L'ultima puntata, capito? È brutto. Comunque, ultima puntata di questo format bellissimo che ci ha tenuto compagnia per tutta l'estate, cioè rispondo alle domande di Google sulla SEO. Oggi domandina che andiamo a vedere. SEO, come migliorare? So anche questo, so anche quante robe so, ragazzi. Qu quante robe sono? Tu dimmelo, tu dimmelo. Comunque, SEO come migliorare? Proviamo a capire, però. Come migliorare vuol dire che io ho già lavorato sulla SEO, ho già fatto qualcosina. Ok, proviamo a interpretarla così, perché sennò ci riagganciamo con la settimana scorsa, come iniziare. Invece qua è come migliorare, e io rispondo a come migliorare. La prima cosa che devi fare, se vuoi migliorare, è fare analisi. Quindi ti apri Search Console e vai a vedere che cosa sta succedendo sul tuo sito. Se ci sono degli errori, se ci sono dei problemi, Search Console ti dice tutto. Search Console, ti ricordo che è lo strumento di Google, ci ho fatto anche un video, che ti mette in contatto con Google, tra virgolette, ti dice perché keyword stai uscendo, perché parole chiave stai uscendo, quindi perché ricerche stai uscendo, con che pagine, in che posizioni, con che CTR, con quante impression, quante volte sei uscito, quante volte sei stato cliccato, quante volte, tutta questa roba qua, ok? Su che dispositivi, mobile, desktop, ti puoi filtrare le date, tutto quanto, un sacco di roba praticamente. Puoi fare tutto lì, ti dico già, guarda, utilissimo. E ti vai a guardare cosa sta succedendo, ok? Cos'è successo dalla volta scorsa? Ci sono delle keyword che sono salite, sono scese, sono migliorate, sono peggiorate. Ci sono delle keyword su cui stavi lavorando che non si stanno muovendo. Ci sono delle keyword a cui non avevi pensato, per cui ti stai posizionando comunque. E allora che cosa fai? Facciamo un po' di esempi. C'è una keyword che sta andando bene, ma non benissimo, vorresti qualcosa di più? Puoi andare a migliorare la pagina, quella pagina specifica che si sta posizionando per quella keyword, oppure puoi andare a scrivere degli altri contenuti satellite, diciamo, che linkano quella pagina in modo da dargli maggiore autorevolezza, oppure puoi andare a fare un pochettino di link building, quindi vai a comprare dei link esterni, comprare a cercare dei link esterni che linkano quella pagina e quindi gli danno un pochettino di autorevolezza in più e quindi insomma vai a lavorare sul singolo contenuto. Oppure ti accorgi che stai uscendo per una keyword a cui non avevi pensato, ma può essere interessante. E allora cosa fai? Vai a fare una pagina apposta. Vai a creare una pagina apposta per quella keyword in modo da poterti posizionare ancora meglio, perché se già si stava posizionando per una pagina che ci trova niente, figurati se gliene fai una ad hoc, capito? E quindi ci vai a lavorare. Insomma, quello che devi fare, molto breve oggi il video perché questo è andare a vedere che cosa sta succedendo e prendere dei provvedimenti. E questa cosa la devi fare settimana per settimana, mese per mese, ok? Perché giustamente uno, una volta che inizia a lavorare sulla SEO, non è che poi lo lascia lì e speriamo che si posizioni. Vai a guardare e cerchi di migliorare il posizionamento di ogni singola pagina, perché è così che si va. E niente, vabbè, oggi è velocissimo, ma questo è, cioè, analisi, reportistica e miglioramento, niente di più. Cioè, poi va fatto bene, fra dire e fare c'è di mezzo e come diceva il sommo Elio. Però ovviamente se vuoi fare tutte queste cose meglio, come ti ho già detto negli altri video, c'è il mio corso che trovi qua sotto, la SEO.zip, la SEO in 2 ore, tempo di un film, non mi ricordo, ragazzi, comunque è qua sotto, c'è il corso, dai, il corso registrato di 2 orette, veloce veloce, te lo guardi, impari tutto e mi ringrazi dopo. E noi ci vediamo al prossimo video, che sarà, non sarà più di questo format. Io sono molto triste per questa cosa, ma vabbè, dai, niente, ciao.